Napoli, Salvini all'attacco di De Luca, il leader della Lega presenta le adesioni di Nappi e Zinzi e boccia drasticamente il governatore. In Campania ha favorito la camorra che fa affari sui rifiuti. Nel pomeriggio sarà ad Avellino, intanto verso le regionali 5 Stelle si staccano dal PD. Correremo da soli. Camorra a doppio colpo ai clan napoletani, sequestrati alla cosca dei Polverino a Marano, beni per 10 milioni di euro, c'è anche un asilo nido. Nel quartiere Sanità a Napoli messa in ginocchio l'organizzazione criminale del clan camorristico dei Mauro, che gestiva il racket delle estorsioni. Virus, contagi zero, ma in lite con i sindaci. Per la prima volta dopo 99 giorni in Campania nessun positivo. De Luca ringrazia medici e cittadini, ma intanto il sindaco di Bacoli a 696 TV spiega: noi primi cittadini soli in trincea nell'emergenza. Non è vero che non ci sono contagi. Ieri la comunicazione di un positivo nel mio comune. Fase 3 nel sannio virus quasi sparito, 73 comuni su 78 in provincia di Benevento sono covid free. La fase della rinascita comincia con ottimismo, la conferma è arrivata stamane dall'analisi della situazione da parte del DG dell'ASL Gennaro Volpe e del sindaco di Benevento Clemente Mastella, ma non si abbassi la guardia. Gli pago la multa ma festa pensi alla città, caos movida ad Avellino, dal segretario della UIL Simeone la provocazione al sindaco: ti pago la multa purché torni ad occuparti della città. E intanto stasera pioggia permettendo un nuovo banco di prova con l'isola pedonale dimezzata dal prefetto. Nuovi spazi, Salerno rilancia la movida, concessa a bar e locali la possibilità di allestire all'esterno tavolini per favorire il distanziamento sociale. È una svolta, la soddisfazione dell'assessore al commercio Dario Loffredo, che a 8 Channel 696 però avverte i giovani siano ancora prudenti. Rieccoci in diretta, ben ritrovati anche sulla pagina Facebook con 8 Channel News. In apertura, Salvini torna a Napoli alla ricerca del candidato anti-De Luca e attacca, la camorra fa affari sulla incapacità della regione. Presentate le adesioni alla Lega di Nappi e Zinzi, intanto il Movimento 5 Stelle fa sapere che alle regionali correrà da solo. Sentiamo Rossella Strianese. Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato in Campania con un tour de force tra Napoli, Nola e Avellino con l'obiettivo di sciogliere i nodi che tengono bloccato il centrodestra per trovare il candidato sfidante di De Luca alle regionali. Lo scenario politico in pochi mesi è profondamente cambiato, il nome di Caldoro messo sul piatto da Berlusconi è apparso da subito troppo debole per la Lega, che punta ad affermarsi anche al sud. Per contrastare la corazzata de luchiana il Carroccio vuole un nome nuovo e nel frattempo fa campagna acquisti dentro Forza Italia. Salvini ha ufficializzato il passaggio nella Lega dell'ex assessore Severino Nappi e del consigliere regionale Giampiero Zinzi. Poi ha attaccato 5 Stelle e Governo Conte, passando dai divisori in plexiglass proposti dalla Azzolina nelle scuole alla vicenda del CSM. Sulla sanità ha preferito glissare. Il confronto della campagna con la regione Lombardia nella gestione del coronavirus rischia di non reggere e allora si è lanciato sui rifiuti. E l'affondo è di quelli pesanti. La camorra si sta arricchendo grazie all'incapacità della regione, ha detto. Se il modello De Luca è quello dei fantastici quattro, De Luca, De Mita, Mastella e Pomicino, glieli lascio. La camorra qua nell'appalto e nell'affare rifiuti, nel trasporto dei rifiuti, nello smaltimento abusivo dei rifiuti sta facendo più soldi di prima. Mentre De Luca si occupa di bloccare i pizzaioli e commentare gli occhiali di Salvini, la camorra sta facendo miliardi grazie all'incapacità di Regione Campania di dare una risposta al problema rifiuti. Sulla possibilità di rifare l'alleanza con i 5 Stelle solo per le regionali in Campania, Salvini è stato categorico, non se ne parla. Il movimento peraltro ha fatto sapere che andrà da solo, riproponendo la candidata storica Valeria Ciarambino. La mattinata si è chiusa con una deposizione di una corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella. La vedova ha preso le distanze e ha chiesto di non strumentalizzare il lutto della sua famiglia. Cambiamo argomento. Camorra, sequestrati al clan Polverino, beni per 10 milioni di euro, sigilli a ville, garage, negozi e terreni a Marano. C'è anche un asilo nido a via Caracciolo. Ascoltiamo. Due ville da 12 vani complessivi, due garage, un magazzino deposito, sei locali commerciali, un magazzino in via della Recca, tre appezzamenti di terreno e un asilo nido di via Caracciolo. È il risultato di un'operazione dei carabinieri contro il clan Polverino di Napoli. Il sequestro è stato eseguito nei confronti di Luigi Benedetto e Antonio Simeoli, padre e figli, già destinatari nel 2013 di un'ordinanza di misura cautelare perché ritenuti responsabili di partecipazione all'associazione del
del clan. I Simeoli sono considerati, infatti, dagli inquirenti tra gli imprenditori di maggior rilievo del clan Polverino. A seguito di un vero e proprio patto societario occulto, il capoclan Giuseppe Polverino finanziava le imprese dei Simeoli e partecipava al 50% dei relativi introiti, costituendo il reimpiego degli ingenti profitti delle attività criminali. Somme fisse per ciascun appartamento costruito e tale denaro veniva poi impiegato per il pagamento degli stipendi e per sostenere le spese dell'organizzazione criminale. Questa mattina un'altra operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Napoli Stella contro il clan Mauro. 4 le misure cautelari eseguite nel rione Sanità con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Contagi zero per la prima volta dopo 99 giorni in Campania, esulta De Luca che ringrazia medici e cittadini, ma intanto il sindaco di Bacoli a 8 Channel spiega: noi primi cittadini soli in trincea nell'emergenza, zero contagi, non è vero, ieri la comunicazione di un positivo nel mio comune. Simonetta Iepparello. Nessun positivo ieri in Campania al coronavirus. La notizia arriva nella tardissima serata nel bollettino che da 99 giorni puntuale l'ufficio stampa dell'unità di crisi regionale diffonde. I primi 3 casi vennero individuati il 26 febbraio. Tutto è cominciato con 3 contagi di ritorno dalla Lombardia. Il 1 aprile il picco con 222 positivi. Lo zero contagi di ieri arriva nello stesso giorno, tuttavia, che registra altri 5 morti, a ricordare come la guardia debba essere sempre alta, come spiega il governatore De Luca, che ringrazia medici e cittadini per l'impegno assicurato nella lotta al coronavirus. Ma intanto il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, spiega come proprio ieri, intanto alle 9.42, gli sia stato comunicato un caso di contagio nel suo comune. Ho dato immediatamente la notizia ai cittadini per quel dovere di onestà, di lealtà, di trasparenza che ho sempre nel mio agire amministrativo e che ancora di più i sindaci devono avere in questa fase di emergenza. Ebbene, la sera, dopo aver letto i dati regionali che parlavano di zero casi, tanti cittadini di Bacoli sono andati in grande confusione. L'emergenza pesa ancora troppo sui sindaci, unici responsabili nelle varie fasi di superamento della crisi, come spiega Della Ragione. Ora io comprendo che si voglia continuare a scaricare tutto sui sindaci, responsabilità della fase 1, nella fase 2 delle misure anche impopolari come quelle sulla gestione della spiaggia libera, che sono anche giuste misure di contenimento del contagio, vengono affidate unicamente ai primi cittadini senza risorse e senza personale, però non posso accettare che comunicazioni errate espongano i sindaci a passare come bugiardi, a passare come persone inaffidabili, perché i primi cittadini sono e devono continuare a essere la prima avanguardia dello Stato sui territori. Paura nel Golfo di Policastro per una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 che ha colpito alle 21.50 di ieri sera l'area dell'entroterra sud di Salerno. Non si registrano danni a cose o persone, la popolazione ha avvertito un forte boato nei comuni di Caselle in Pittari, Morigerati, Santa Marina e Sanza. Secondo i dati registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è avvenuta a una profondità di circa 11 km con epicentro vicinissimo a Caselle in Pittari. 73 comuni su 78 in provincia di Benevento sono Covid-free. La fase 3 nel Sannio comincia con ottimismo. A fare il punto della situazione il direttore generale dell'ASL, Gennaro Volpe, e il sindaco Clemente Mastella. Maria Teresa De Lucia. 73 comuni su 78 nel Sannio sono Covid-free. La provincia di Benevento si avvia con ottimismo alla fase 3. C'è timore, ha spiegato il DG dell'ASL, Gennaro Volpe, in un incontro per tirare le somme della fase 2 e annunciare le prossime mosse. Ma se non perdiamo di vista le regole possiamo superare il momento. Oggi ci sono la bellezza di 12 guariti nella provincia di Benevento. Con questi 12 guariti riusciamo ad arrivare comuni Covid free 73 su 78, un numero positivo. Sicuramente rimangono pochissimi casi, molti anche in fase di risoluzione. C'è stato lo screening che ha visto coinvolti anche tutti i comuni identificati con l'istituto zooprofilattico. Da questo vi devo dire che è andato molto bene lo screening, in quanto abbiamo su 6.000 circa tamponi sono risultati positivi solo 2 a San Bartolomeo, 1 a Morcone e 1 a San Nicola Manfredi.
Ha annunciato altri 2.000 nuovi screening e ancora tanta attenzione per i ritorni dal nord invece il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Noi abbiamo 2.000 tamponi di quelli sierologici che il Comune di Benevento ha regalato, ha dato all'ASL di Benevento. Ora col direttore, poi vedremo quando e come, faremo anche quest'altro screening ulteriore su chi si andrà a indirizzare, credo. Quelli che hanno aperto dopo, cioè dopo il 4 maggio, sono state una serie di attività che prima non hanno aperto e quindi è giusto farla loro, in modo tale che noi arriviamo a essere covid free. Il caos Movida ad Avellino, dal segretario della UIL Luigi Simeone, la provocazione al sindaco Festa, ti pago la multa purché torni ad occuparti della città. E intanto stasera pioggia permettendo un nuovo banco di prova con l'isola pedonale dimezzata dal prefetto Spena. Sentiamo. Se si dovesse dimettere il sindaco perché ha preso una multa di 400 euro, ho detto a Gianluca, come lui si è fatto carico di pagare l'iscrizione alla Scandone, io mi posso far carico di sostenere il sindaco affinché riprenda a fare la sua attività amministrativa. È la provocazione del segretario UIL Erpinia Sannio Luigi Simeone, stanco del bailam mediatico che ha suscitato il caos Movida di sabato scorso a Via dei Concili. Sono disposto a titolo personale a pagare la multa purché lei, sindaco, torni a concentrarsi seriamente sul futuro della città. Noi abbiamo stigmatizzato la cosa perché sicuramente, voglio dire, bisogna stare molto molto attenti a dare degli esempi concreti. Poi se il sindaco abbia dovuto parare qualche esagerazione dei ragazzi o quant'altro, però voglio dire, adesso la storia deve finire. Abbiamo bisogno che si riprenda l'attività, che si riparta. Io sto continuando a dire, non dobbiamo ripartire da dove ci siamo lasciati perché stavamo già rovinati. Noi dobbiamo mettere a fuoco quello che è successo, dobbiamo riprendere con la centralità di Avellino per nelle aree interne della provincia di Avellino e da questo bisogna ripartire. Se poi ci sono problemi di posizionamento, di lanciafiamme e quant'altro, noi non possiamo essere distratti da questo. Bisogna andare avanti, riportare Avellino alla guida di questa provincia e il sindaco si deve far carico di questo. Intanto Festa ascolta il prefetto, stasera e domani niente isola pedonale a Via dei Concili, ma chiude ancora Viale Italia e pensa già a ribaltare il provvedimento. Ci fermiamo un turno, ma già da settimana prossima ho intenzione di allargare l'isola anche al centro storico. E nuovi spazi all'aperto per far ripartire la Movida Salernitana. Vincente la decisione del Comune di concedere a bar e locali la possibilità di allestire all'esterno tavolini per favorire il distanziamento sociale. Ai microfoni di 8 Channel la soddisfazione dell'assessore al commercio Dario Loffredo, che però invita ancora i cittadini e soprattutto i più giovani alla prudenza. Sara Botte. La Movida Salernitana prova a ripartire con nuove regole la possibilità concessa dal Comune di Salerno a bar, locali e ristoranti di usufruire di maggiori spazi all'aperto. Successo per l'iniziativa, come racconta con soddisfazione l'assessore al commercio Dario Loffredo. Siamo orgogliosi per aver pensato prima all'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico per permettere il distanziamento sociale e non far perdere tanti posti a sedere per quanto riguarda i pubblici esercizi di bar e di ristorazione. E siamo ancora più contenti perché ad oggi, a stamattina, hanno partecipato, sono arrivate 144 richieste, tra cui 100 già date con esito positivo. Tutta la città sta partecipando, tutti gli esercenti, abbiamo dato risposte in tutte le parti della città, dalla zona occidentale alla zona orientale, compreso le zone alte. Quindi riteniamo che gustare un drink o mangiare una prelibatezza dei nostri piatti salernitani all'esterno possa dare più sicurezza sicuramente alle persone e soprattutto far riattivare prima le attività commerciali. Loffredo invita però a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza. Due raccomandazioni, quello di rispettare sicuramente il distanziamento sociale da parte dei ristoratori, ai clienti di dare una mano ai ristoratori a mantenere chiaramente gli obblighi di sicurezza e una raccomandazione lo facciamo a noi tutta la comunità, quello di andare nei nostri locali, spendere locale e comprare locale, insomma consumare locale. Alla Regione Campania mancano 40 milioni di euro per pagare i dipendenti di attività messi in cassa integrazione per la pandemia. A lanciare l'allarme l'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri, che è intervenuta ad una web conference organizzata da Confindustria Benevento. Sentiamo Fallarino.
Gli ammortizzatori sociali al centro della webinar organizzato da Confindustria Benevento per fare il punto della situazione sulla ripartenza delle attività economiche sannite. Un incontro su piattaforma digitale al quale hanno partecipato il direttore degli industriali sanniti Anna Pezza, l'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri e il direttore dell'INPS di Benevento Pio Di Domenico. L'esponente della giunta del governatore De Luca ha lanciato il monito sulla mancanza di fondi per coprire l'intero pagamento della cassa integrazione, fondi che il governo aveva nelle scorse settimane inviato alle regioni. Ora all'appello mancano 40 milioni di euro. Possiamo anche dirlo in maniera tranquilla, che a noi mancano all'appello per le circa 64.000 istanze istruite, mancano all'appello circa 40 milioni di euro. Era molto prevedibile, perché insomma io avevo detto al Ministro del Lavoro già qualche mese fa che l'andamento delle istruttorie lasciavano prevedere comunque una spesa in cassa integrazione sicuramente superiore. E sempre sulla cassa integrazione il direttore dell'INPS Sannita ha fatto il punto della situazione sui tempi di risposta dell'istituto alle aziende. Siamo arrivati ormai da 3 settimane ad un livello di correntezza di questo tipo: domanda presentata il giorno 3, accolta, perché nella stragrande maggioranza dei casi sono da accogliere, accolta il giorno 4, quindi il giorno successivo. Furto questa mattina all'alba intorno alle 4 alla filiale di Albanella della BCC Capaccio Pestum Serino lungo Viale Kennedy. I malviventi con il viso coperto da un passamontagna hanno forzato la porta di emergenza della banca e estirpato una cassetta blindata del bancomat con all'interno poche migliaia di euro. Sono poi fuggiti a bordo di un'auto. Sul caso indagano i carabinieri di Agropoli. I militari di Salerno sono invece sulle tracce di 3 persone che in città, zona San Leonardo, sono entrati in un'abitazione e hanno immobilizzato con delle fascette una badante ucraina in casa con un'anziana 80enne allettata. A dare l'allarme il figlio della donna, pare però che non sia stato rubato nulla. Celebrazioni in forma ridotta nelle caserme campane per il 206° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, deposte corone ai caduti in presenza dei prefetti a Napoli, Caserta, Benevento e Avellino. A Salerno si è ricordato anche il militare ucciso dal coronavirus. Sentiamo. 206 anni al servizio degli italiani, oggi l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, dal significato ancora più profondo perché coincide con il centenario della concessione della prima medaglia d'oro al valore militare alla bandiera di guerra dell'istituzione per il valore dimostrato durante il primo conflitto mondiale. Nessuna cerimonia militare per rispettare le misure da contenimento da Covid-19. Omaggio ai caduti e celebrazioni sobrie nelle caserme provinciali, anche in Campania, a Napoli, a Caserta, ad Avellino in presenza del prefetto Paola Spena, a Benevento dove il comandante provinciale dell'Arma Germano Passafiume ha accolto il prefetto Francesco Cappetta, e a Salerno dove si è anche ricordato il luogotenente Raffaele Palestra, originario di Cava dei Tirreni, è stato stroncato dal coronavirus. Il tono è sicuramente in linea con le difficoltà che stiamo affrontando e con l'emergenza che abbiamo fronteggiato e stiamo tuttora fronteggiando, ma lo spirito con cui celebriamo questa cerimonia, quest'annuale, che è il 206esimo, è sempre lo stesso. È uno spirito fatto di voglia di continuare a servire il nostro paese, è uno spirito fatto di disponibilità incondizionata per le nostre comunità. Abbiamo perso il nostro collega, il luogotenente Raffaele Palestra, che purtroppo è stato vittima di questa pandemia, e oggi voglio ringraziare Raffaele per tutto quanto ha fatto in silenzio, in maniera costante, nei lunghi anni di carriera, e voglio stringere affettuosamente la famiglia, la moglie e i 2 figli. Incendio in un deposito agricolo di Ariano Irpino. Operazioni dei vigili del fuoco rese difficili dal forte vento, le fiamme sono state spente soltanto questa mattina. Vediamo. Paura ieri sera ad Ariano Irpino. Un incendio di grosse dimensioni ha distrutto un intero deposito in contrada Ornita. Le fiamme sono divampate intorno alle 18. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, in quanto il deposito si trova proprio sulla strada che da Ariano Irpino conduce a Villanova del Battista. All'interno della struttura, di proprietà di un agricoltore del posto, paglia, fieno e gallinacei. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con diversi autobotti, sono
sono state difficili e complicate le operazioni di spegnimento. I caschi rossi del distaccamento di Ariano, Grotta Minarda ed Avellino hanno lavorato per tutta la notte, in quanto le fiamme venivano alimentate dal forte vento. Il deposito è situato a pochi passi dalla chiesa di Orneta e fortunatamente non ha registrato feriti. Le fiamme sono state spente solo nella mattinata. Sul caso indagano i carabinieri di Ariano Irpino. Secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe di natura accidentale e dunque da escludere un eventuale atto doloso. I vigili del fuoco nella stessa giornata di ieri hanno spento un altro incendio. Questa volta ha riguardato un furgone che viaggiava lungo via nazionale nel territorio di Monteforte Irpino. Anche in questo caso il rogo è di natura accidentale. Stiamo ricevendo tante domande per accedere ai bonus a sostegno delle famiglie e al reddito d'emergenza. Così il segretario provinciale della CGIL Benevento, Luciano Valle, secondo cui l'emergenza coronavirus ha accentuato la crisi economica e le difficoltà già esistenti. In Tedesco. Nel sogno boom di richieste per i bonus previsti dal governo a sostegno delle famiglie nonché per accedere al reddito di emergenza, il dato che arriva dalla CGIL di Benevento, il segnale, secondo il segretario provinciale del sindacato Luciano Valle, di una crisi economica ulteriormente accentuata dall'emergenza coronavirus. In questo periodo le nostre sedi, come dire, stanno avendo un boom di richieste molto consistente. Ne sono tre essenzialmente quelli là più che stiamo avendo riscontro: i fitti, il bonus fitti, i bonus per le famiglie, babysitting, il REM, il reddito di emergenza, che pure stanno venendo molte persone a chiederlo. Difficoltà dunque che secondo il sindacato vanno ad aggiungersi alle emergenze economiche già esistenti. Noi già siamo un'economia estremamente fragile. Già ci stanno sacche di povertà molto importanti, già ci sta un tasso di disoccupazione altissimo dove questi cittadini non hanno alcun reddito. In questa fase questa difficoltà si è accentuata ancora di più, quindi, come dire, c'è stata veramente un'esplosione delle difficoltà del nostro territorio. Di qui l'appello a sostenere la ripartenza soprattutto delle piccole e medie imprese del territorio. Bisogna far ripartire tutte le aziende, tutte le piccole aziende, tutto il tessuto delle micro aziende, delle aziende artigiane. Bisogna incentivare la ripartenza immediata di queste aziende affinché nessuna di queste aziende chiuda. Il dragaggio dei fondali e il completamento dei lavori di Porta Ovest saranno strategici per lo sviluppo del porto di Salerno, un tema affrontato dal presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito nel corso di Punto di Vista, l'approfondimento condotto dal direttore Pierluigi Melillo in onda dopo il TG Sport. Intanto vediamone uno stralcio. L'emergenza Covid ha paralizzato per mesi il paese, bloccando anche la realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo dei territori. A Salerno la pandemia ha frenato i lavori di completamento di Porta Ovest, il sistema di gallerie che collegherà il porto all'autostrada, un'opera di cui ha parlato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito nel corso di Punto di Vista, la trasmissione condotta dal direttore di 8 Channel 696 Pierluigi Melillo. Man a mano riprenderemo quindi anche Porta Ovest, registrato questo ennesimo, diciamo così, intoppo in corso d'opera, però come sempre accade bisogna darsi la lena giusta e riprendere le attività in modo tale da completare anche questo cantiere così strategico. Strategico per lo sviluppo del porto di Salerno sarà anche l'intervento di dragaggio dei fondali. Noi fortunatamente siamo riusciti a completare il dragaggio del porto di Salerno, la prima fase. La seconda fase comincerà nel mese di novembre di quest'anno e si concluderà ad aprile del 2021 e quindi arriveremo, diciamo così, a regime e a completamento per l'attività di dragaggio. Intanto dobbiamo partire anche con i lavori dell'imbucatura del porto, che sono complementari rispetto all'attività di dragaggio, e qui stiamo incalzando il Ministero dell'Ambiente che ci consenta, con i decreti di ottemperanza rispetto alle prescrizioni che ci erano state messe, di cominciare anche il cantiere importante e complementare dell'imboccatura, dell'allargamento dell'imboccatura del porto, cosa che ci consentirà, assieme al dragaggio, di poter accogliere navi di dimensione maggiore. Ad Ariano Irpino l'operazione ripartenza si scontra con i disservizi, i disagi per l'utenza. L'ufficio postale centrale aperto solo la mattina e sportelli Postamat fuori servizio. I cittadini protestano e chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Gianni Vigoroso.
Da un lato la ripartenza, fatta di sacrifici, coraggio, determinazione e responsabilità. Dall'altro la forte indignazione per la mancata attenzione da parte del governo e l'assenza di servizi essenziali, uno fra tutti ad Ariano Irpino, Poste Italiane. Cittadini umiliati da mesi, prima la chiusura della sede centrale Calvario e il funzionamento di un solo ufficio nel rione Martiri nei giorni più critici dell'emergenza, e come se non bastasse oggi un servizio a metà, solo mattina, su una popolazione così vasta ed esigente, oltre al cattivo funzionamento dei due sportelli Postamat, continuamente fuori servizio. Più vicino a Grotta Minarda, insomma. Cioè noi dobbiamo andare alla banca, dobbiamo pagare le commissioni per prendere i soldi che vende il bancomat, e qui non funziona. Non è una cosa nuova, però insomma adesso basta. Cioè, vogliamo tornare alla normalità anche con l'ufficio postale, insomma. L'ufficio postale fosse aperto solo la mattina, questo mi sembrava strano, anche perché in nessun'altra città credo che funzioni già così. Per il postamat è un problema che si ripresenta fisso ogni mese. Ogni santo mese c'è questo problema del postamat che per qualche giorno non funziona. Disguidi, sì. Ariano vuole ripartire, sì, ma a quanto sembra le cose vogliono, remano contro, le persone, le situazioni, siamo costretti a lottare. Si è dormito, si è abbandonato, ci voglio morire di fame, questo voglio dire, è la verità. Non resta dunque che lottare e stringere i denti mostrando ottimismo, come ci insegna questo operaio sorridente, intento a mettere in ordine alcune aiuole lungo via Maddalena. Facciamo lavoro insieme, capito? Forza Ariano! E in Irpinia è allarme per i settori dell'automotive e dell'aerospazio. Il Covid-19 ha messo in ginocchio l'EMA e l'FCA. La FIOM chiede un tavolo al MISE. Vediamo. Aerospaziale e automotive, due settori messi a dura prova dal Covid-19 in Irpinia. Il gruppo EMA Poema di Morra de Sanctis, eccellenza della Rolls-Royce, ha messo in cassa integrazione la metà dei quasi 1000 addetti. La FIOM CGL chiama alle proprie responsabilità la politica. Non abbiamo chiuso lo stabilimento per motivi di sicurezza, lo stiamo chiudendo per motivi economici. Noi lanciamo un appello agli eletti della provincia di Avellino che ci aiutino ad avere un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo per ragionare di tutto il settore aerospazio. Ricordiamo che in provincia di Avellino rappresenta questo settore più di 1000 addetti diretti poi con l'indotto, e vorremmo che ci aiutassero. Non è possibile, volendo alzare un po' il livello di critica verso i deputati, che quando c'era le fasi di sviluppo tutti stavano a Morra de Sanctis a sfilare. Ricordiamo che sono andati due presidenti del consiglio, deputati, consiglieri regionali, adesso i lavoratori vengono lasciati completamente soli. Non se la passa meglio l'FCA se a Pomigliano d'Arco non riprende ancora la produzione della Panda. A Prato la Serra a maggio si è lavorato pochissimo e le prospettive per giugno non sono migliori. Prato la Serra si lavora pochissimo, già si lavorava prima, già il piano industriale presentato dalla FCA era molto debole su Prato la Serra, ricordiamo solo i motori per il Ducato, quindi a questo si aggiunge la crisi post-Covid. Gli indicatori portano al fatto che dovrebbero lavorarsi solo qualche giorno, maggio 3 giorni. Ed è tutto per questa edizione di 8 Channel News, curata in regia da Aldo Fenizia. Grazie anche a quanti ci hanno seguito su Facebook. Vi lascio alle previsioni del tempo, poi il TG Sport. Arrivederci.